Allora, il depuratore è un impianto importante come potabilizzatore. È abbastanza chiaro in ognuno che l'acqua ha un suo ciclo particolare. Viene prelevata, viene portata nelle case dei cittadini, ma a differenza della luce e il gas, altri due servizi pubblici essenziali, non si esaurisce con l'uso, ma deve essere poi smaltita. E quindi restituirla all'ambiente nelle condizioni in cui l'ambiente ce lo dona è un impegno principale. Oggi inauguriamo un impianto abbastanza importante per la zona nel quale si trova, è costato 1,5 milioni, quindi un impegno anche tecnologico di primo livello, ma siamo molto felici di poter dotare il comune di Bucine, la frazione di Ambra, di questo impianto che sarà notato sicuramente dai cittadini, perché dà il vero senso di quell'economia circolare di cui tutti si parla e che è importante quando la si vede realizzata, come in questo caso. Qui siamo davanti all'impianto di depurazione di Ambra, che è stato realizzato e sta iniziando a funzionare proprio in queste settimane insieme a un completamento della rete fognaria. Questa infrastruttura serve a convogliare i reflui civili di tutto l'abitato di Ambra, potenzialmente fino a 1.000 persone, fino a questo impianto, dove tramite un processo depurativo che consiste in un processo biologico, quindi sono, se vogliamo, i batteri che tramite varie vasche depurano e degradano la sostanza organica, c'è un trattamento finale di filtrazione che rimuove anche proprio, chiamiamole, le particelle in sospensione, e l'acqua a questo punto, che è conforme ai limiti previsti dalla normativa, può essere riconvogliata in ambiente, quindi in acque superficiali, quindi nei fossi fino al torrente Ambra, o anche sul terreno, in questo caso nei fossi superficiali, quindi al torrente Ambra. È un lavoro molto importante che ha una valenza ambientale, che quindi permetterà di migliorare sostanzialmente la qualità dell'acqua del fiume Ambra e anche di ridare all'ambiente risorsa molto importante per poter rialimentare le falde idriche. Quindi si chiude il ciclo idrico con questo lavoro.